ultima parte della parafrasi della poesia Preludio di Emilio Praga. Canto litanie di martire d'empio, ci eravamo fermati qua. Canto gli amori dei sette peccati che mi stanno nel cuore. Ecco, quindi ancora paradossalmente, provocatoriamente, il poeta esalta i sette peccati capitali. Cioè, stanno nel cuore, no? Questi peccati. Io canto questo, no? Quindi quasi irridendo, ironizzando sul spiritualismo religioso che era molto in auge all'epoca, per esempio, del romanticismo, lui invece innalza le sue poesie ai sette peccati capitali, che mi stanno nel cuore come in un tempio inginocchiati. No? Ecco, su cosa si fonda la mia vita. È chiaro in questo una sorta quasi di dichiarazione di poetica, quali sono gli ideali. È inutile quindi mascherarsi con ipocrisie, presentarsi casti oppure persone integre moralmente, quando poi magari si nasconde qualcosa, come hanno fatto i nostri padri ammalati. Ma vale la pena di essere molto più sinceri, leali e in maniera anche piuttosto franca, presentare quello che realmente occupa il nostro cuore. Dice, quindi non sono i peccati capitali che occupano il mio cuore, che sono come inginocchiati, dice con questa similitudine, come inginocchiati in un tempio. Canto l'ebbrezza dei bagni d'azzurro, quindi l'immaginazione nel cielo, e l'ideale che annega nel fango. Certe volte lui da Baudelaire riprende delle immagini, riprende dei simboli, però senza, abbiamo detto, riuscire a rendere la stessa intensità, diciamo, i simboli baudelairiani. Diventano, come dire, una semplice qualcosa di esteriore, ecco, questi bagni d'azzurro, l'ideale che annega nel fango. Notiamo anche qui l'antitesi, abbiamo già parlato di questo dualismo fra ideale da una parte e poi dura, cruda realtà, il fango, insomma, dall'altra. Non irridere, fratello, al mio sussurro. Ecco, interessante il fatto che spesso il poeta si rivolga al lettore. Prima, vi ricordate, l'abbiamo letto l'altra volta, addirittura lo chiama nemico. Adesso invece lo chiama fratello, forse perché accomunato dalle stesse colpe, una solidarietà umana simile a quella forse che Leopardi esprime nella ginestra. Quindi non irridere, non ridicolizzare, non sminuire. Insomma, il mio sussurro, se qualche volta piango. Esprime sentimenti contrastanti, di esaltazione da una parte, ma anche di profondo disagio e anche questo pianto, no? Testimonia questa profonda insoddisfazione. Già che più del mio pallido demone, odio il minio e la maschera al pensiero. Dice. Più di questa mia angoscia esistenziale, profonda, interiore, io odio chi si maschera, odio chi presenta, chi si belletta, cioè chi si trucca. Ecco, il minio serviva infatti per truccarsi. Cioè odio tutte le persone, che è evidente, quindi soprattutto la critica alla borghesia. Il borghese si maschera, lo vedremo anche con Pirandello, no? Per non far vedere quel che realmente è o pensa, perché deve mantenere una facciata esteriore. E io odio questo, voglio che invece si sia sinceri, si sia leali, no? Già che canto una misera canzone, ma canto il vero. Per quanto si tratti, lo riconosco, di una canzone, non è, quindi di una poesia non eccelsa, sicuramente è una poesia vera. Quindi io esprimo quello che penso realmente, senza le ipocrisie, le bugie, i mascheramenti che sono invece caratteristici, abbiamo visto, dell'epoca della borghesia, anche che erano stati caratteristici della generazione precedente. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org. E iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio,
all'indirizzo www.gaudio.org/news.